Silenzio e azione. Facciamo un urlo per il nostro super ospite, Fixed by Harry! Tutti sulle mani! Ciao Harry, grandissimo, io sono un tuo ammiratore. Qualsiasi persona conosce Mix & By Harry, anche del nord, non solo di Napoli. Conosci Mix & By Harry? Chi non conosce la storia di Mix by Harry? Era Mixed by Harry che veniva da te. Ho pur toccato proprio le Mixed by Harry in macchina con mio nonno. Mia madre comprava le cassette, mia zia comprava le cassette, mie cugine. Poi erano quelle che utilizzavamo per i viaggi in macchina, per andare d'estate in campeggio. E la storia è un po' di Napoli in realtà. E cioè questi erano dei geni. Quelle là che non dicono, diranno, ma che c'è la storia? Cosa c'è dietro Mixed by Harry? Azione, romanticismo, musica, comicità, cioè sono delle cose assurde, tutto dietro a Mix & By che sono tutte cose vere. Con Groenlandia, insomma, un po' da sempre siamo appassionati all'idea di cercare questi personaggi che in qualche modo stuzzichino e colpiscano il nostro immaginario, folli, un po' geniali, un po' particolari, e senza dubbio la storia di Enrico Frattasio e dei suoi fratelli è una di queste storie. Un momento, rec e play, boom, e parte tutto da largo in avvicinamento. Quando abbiamo deciso di fare il film siamo andati a incontrare Enrico Frattasio, e che si è presentato subito con i fratelli. Io tutti e tre, Mixed by Harry. Tecnicamente tutti e tre, soprattutto se parliamo in termini societari. E già questo ti destabilizzava, perché tu vai là, mi aspettavo uno e invece erano in tre. Mi chiamo Peppe Frattasio. Io mi chiamo Luca Albrano e faccio la parte di Peppe Frattasio. Giuseppe Arena e sono Peppe Frattasio. Il fratello maggiore, nonché il più saggio, è un po' il braccio della carovana Frattasio. Mi chiamo Enrico Frattasio. Mi chiamo Carmine e faccio la parte di Enrico Frattasio. Luigi Doriano e sono Enrico Frattasio. Se Peppe ha detto di essere il braccio, io a questo punto mi reputo la mente. Mi chiamo Angelo Frattasio. Io mi chiamo Antonio e nel film mi chiamo Angelo Frattasio. Emanuele Palumbo e sono Angelo Frattasio. E se Peppe è il braccio, lui è la mente, io sono con ginocchio, non lo so, qualsiasi cosa alta del corpo, però più sveglio di tutti forse, perché in questo è... No, forse, è quello più sveglio. Te lo concedo. Un pochino troppo, poi vedrete, ma è quello più sveglio. Ui, e chi sono si creato qui, figliosi? Esattamente, ogni tanto me li porto al lavoro con me. Oh, forza, salutate a Tommy Mi. Stop! Ragazzi, fate... Io interpreto Pasquale Frattasio, il padre dei tre ragazzi. Prova a mandare avanti questa famiglia facendo dal suo punto di vista. Nei racconti era sempre presente la figura paterna, come mio padre mi ha insegnato, mio padre era onesto, mio padre non voleva assolutamente che noi facessimo cose disoneste. Gliela prendi, la poggi qua, lui l'assaggia, vai, vai, entri. Scusate signore, mica tenete 200 euro. Ma che stai facendo? Ma che stiamo? Falsifica praticamente del whisky e lo vende poi al mercato come del whisky vero, il cosiddetto pacco. A voi è stato veramente un piacere fare affare con voi. Arrivederci. Però lo fa con una grande concezione, se vogliamo, anche di filosofia di una certa onestà. Ci sta un'altra cosa in casa Frattasio, oltre al piatto a tavola, che non deve mancare mai. L'onestà. Io interpreto Marisa, la madre dei tre fratelli. Una madre premurosa come tutte le madri napoletane. Ya, ma di 5 minuti. Ma giù, non mi facete scendere. Enrica Rossa. E non so, ma sarò negozio come sei. E valla a chiamare, ma bella. Sono tutti grandi faticatori, la madre, i tre figli, il padre. E gente che si dà molto molto da fare. L'avete riconosciuto chi sono? I Jackson 5, won't you bet? Mio padre, quando uscivamo da scuola, ci mandava al negozio di dischi a qualche chilometro dalla Forcella per distrarci, per non farci praticare brutte compagnie. E da lì capì che la musica era un'espressione indispensabile per me, non ne potevo fare a meno. Io ho detto che la scopa a ma chi la musica è un genio. Hai capito chi si è? Chi sei che non usciamo per pulizie? I tuoi ragazzi dicono. Io non faccio sulle pulizie, io faccio DJ. Uno dei tre fratelli che ha una grande passione per la musica ha un'intuizione e quindi pensa di poter iniziare a distribuire delle cassette con delle compilation. A me mi dice che stai buono, stai nel sacco di compilation. Ah, si è cominciato a spargere la voce, arrotondo. Ma gli niente, sì.
Quindi diciamo questo sogno, questa passione per la musica poi lo porta a raggiungere traguardi inarrivabili per quella che era la Forcella di quel tempo. Attenzione! È un territorio questo che non permetteva a chi sognava di poter fare quel passaggio da sogno a realtà o quantomeno provarci. E Harry fa questo, cioè Harry rompe questa barriera. Harry, guarda che i DJ vanno a nascere pure a Forcella, Questo è un film che parla poi di dove nasci. E loro sono nati in quel posto, in quel momento storico, e volevano fare una cosa che all'epoca era un po' strana, no? Voglio fare il DJ, che è strano. Prendi la cassetta, metti qua dentro, chiudi la cassetta, prendi qua. Ha creato un commercio miliardario basato sulla sua volontà di scegliere canzoni e di fare compilation, prima per gli amici del quartiere, della città, della regione e poi di tutta la nazione. Quella cosa si evolve, entra in gioco prima Peppino e poi dopo Angelo e si crea questo marchio Mixed by Air. Venivi, sceglievi le canzoni che ti piacevano e io ti creavo la compilation fatta da te, addirittura con la dedica da parte del tuo amore, Maria, ti amo, queste cose qua. Questa compilation è per Francesca, dal suo amatissimo Peppe. Francesca è la fidanzata e poi moglie di Peppe Frattasio. Nonostante sia cresciuto in un ambiente popolare, è un personaggio molto intelligente, intuitivo e anche molto pratico. Infatti è parte importante all'interno di questo progetto. Ma le mie compilation sono richiestissime, io non riesco a condividere tutto quanto. C'è nel film una scena in cui lei monta il caffè. Che è vero che quando ho conosciuto io Francesca, lei ci ha fatto il caffè e lo montava. Scusa, ma perché non si possono fare più veloce sti cassette? Io voglio parlare di futuro. Voi sapete come è fatto il futuro? Il mio futuro fosse una cassetta. Non una, ma un sacco di cassette. E diventiamo ricchi, noi e voi. Bravi! Ed è incredibile come poi riescono a creare una vera e propria squadra che vanno, cioè funziona. Probabilmente nemmeno lo pensavano di poter riuscire a fare quello che poi hanno fatto. E ogni giorno il numero dei clienti che entrava nel nostro negozio raddoppiava, triplicava, centuplicava. Tutto qua, il signore è qua, prima. Oddio, ma mi direi Rio di Duran Duran. Stavo per dire Forever Young degli Alphaville. Ah, non ti riconto attimo di Culture Club. Vienna, Ultravox. Tu sai allora. Il mio personaggio è Teresa, fidanzata e poi moglie di grande amore, l'amore della sua vita, di Enrico Frattasio. Teresa si è sempre tenuta fuori da Mixed by Harry, non è mai stata d'accordo, però ha sempre riconosciuto il genio e forse è quello che l'ha fatta innamorare, no? Il genio, l'intuizione di Enrico. È stata la spalla su cui Enrico si è appoggiato, si appoggia sempre nei momenti di difficoltà. E beh, perché non sei contento? Non lo so, se mi guardo indietro tutto sto baraccone, io volevo solo fare il DJ. Ma Greca, tu con me Greca, su cassette. Quanto il confine tra onestà e disonestà è un po' diverso dal confine tra il giusto e lo sbagliato. Ci vuoi disguadagnare. Indovinate qual era l'etichetta più piratata d'Italia? Ci abbiamo pure quella falsa. Ma com'è quella falsa? Ma perché che l'ha Greca? È un falso originale. Il capitano Ricciardi lo possiamo presentare sicuramente così? Con Francesco Di Leva abbiamo fatto un sacco di ragionamenti su che tipo, quello poi di fatto, quello che è l'antagonista. E gli abbiamo dato delle connotazioni da cattivo. Baffi, un certo tipo di tic, c'ha sempre la gomma. E non è un antagonista classico, è l'antagonista che c'ha ragione. Ah, arrabbiato! Ah, ho più rabbioso! Quindi, in teoria, in un mondo normale, quello è il protagonista. Ma i veri casini stavano solo per cominciare. Questi modi, cazzo. E all'improvviso ci sono tre che iniziano a fare qualcosa e lui non lo sa. Questa cosa lo fa completamente impazzire. Tu non ti hanno nessun talento, copiona! A un certo punto diventa un affare personale. Ma ti giuro che io passo tutta la mia vita, ma prima o poi ti ci batto in galera. Poi la domanda è perché ci vo su Ricciardi, se è fissato, perché Ricciardi? È difficile in questa storia
insomma, decidere da che parte stare. Da un punto di vista, volendo, sociale, sono tre ragazzi che hanno voglia di lavorare, non lo fanno per fregare lo Stato, quella è una conseguenza. All'epoca la polizia, quando veniva nel mio negozio, diceva, vabbè, chi stai banieri, chi stai chiedendo fino a cassetta, giusto, che loro andavano a caccia solo di droga, malavitosi, rapine, omicidio. Insieme ai soldi sono venuti i guai, ma i guai all'ingrosso, non a dettaglio. Ecco poi, ci hanno sbattuto in prima pagina. Pirati, a questi si chiamano mo, pirati. Un giornalista del Mattino di Napoli un giorno scrisse: sono i moderni pirati, e da lì nasce il termine che oggi è internazionalmente riconosciuto della pirateria. Ordine di 5 miliardi di lire in cassette vergini. Arturo Maria Barambani è Milano anni 80, la Milano da bere. È l'amministratore delegato di una grande major che si occupa di molti servizi, tra cui anche una casa discografica. Signori, posso dire? È un onore conoscervi di persona. Tu devi essere Harry? Sì. Capisce chi sono questi tre fratelli e capisce immediatamente che possono diventare una fonte di guadagno incredibile. Un nostro carissimo amico. Guarda, il rapporto con Maria Arturo Barambani. Dai. Ma che dire? Beh, no, cioè proprio. Fantastico. Ma nascessero tutto Arturo e Maria Barambani, proprio. Grazie della bellissima compagnia. Grazie a te. Grazie Arturo, grazie. Oh, però mo mi raccomando, vieni dentro a Napoli, Ma certo, senz'altro. Napoli è una città fotogenicissima, cioè si mette proprio in posa, ma si mette in posa tipo, non quelli che si mettono in posa e si vede, sai quelli che guardano tipo di là e se fanno la foto che sembra che sta guardando, quella roba là. Sydney ricostruisce la Napoli degli anni 80, grandi scene di massa, lo scudetto di Maradona. E vedere tutte quelle persone truccate con i colori del Napoli fa una certa impressione per chi l'ha vissuto. Io mi ricordo le persone tagliavano le macchine pur di mettersi sopra, dentro. Cioè, poi Napoli è sempre esagerata. Fare una sorta di viaggio nel tempo, molto spesso permanente attraverso il cinema, è una delle cose più affascinanti di questo lavoro. Mi sono guardata e sembravo mia madre. Cioè, è stato incredibile. È figo perché non sei tu, cioè i film in costume ti portano lontano da te. Quanto mi piace vestire anni 80, quanto mi piace vedere le auto anni 80 e quanto ne vorrei una, quanto vorrei vivere negli anni 80. La mia versione degli anni 80 è pazzesca, cioè, cavolo, sono bellissima. Quando sto in scena, a un certo punto mi perdo e faccio, ora sono negli anni 80, me l'ha già accorto. Funziona. Cioè, funziona così tanto che dico, wow, stiamo negli anni 80. Cioè, una storia poteva accadere solo lì, in quel posto, in quel momento storico, in quella lingua là. E per la prima volta faccio un film anche, no, in una lingua che mi è abbastanza vicina. Guaiù, ma ogni cosa sta la stessa, e chi sta senza la moto completamente? Prima movimento e poi azione. Se non conoscete il regista, questo film è il regista. No, no, no. Quando vedo Sydney, vedo il bambino che è lui. No, è proprio teatro dei film. Non sai contare. Gioca continuamente con gli attori, con i personaggi. Si diverte. Cioè, lui è uno che ride tantissimo. Esatto, bravo. Già nel modo di raccontarti verbalmente è in grado di trasmetterti il suo entusiasmo, la sua necessità di raccontare questa storia. È un cantastorie, Sydney. Questa cosa è meravigliosa perché ha sempre un aneddoto da raccontarti e impari sempre qualcosa. Metti un po' di stanchezza, come un martello con cacciavite. È contagioso il modo di Sydney di raccontare le storie, ma anche proprio di trascinare il pubblico all'interno di un racconto che è ogni volta originale, ogni volta unico, e ha un tono che è proprio il suo tono. Stanno venendo i tre figli, ma come ci fate? Lavorare con Sydney è un'esperienza fantastica che capita una volta nella vita, secondo me. Come... Lavoro due, se deriviamo no, da sì, volte. Sì, sì, nel senso, mannaggia la miseria. Cercate, vi siete persi, sì. Senza esagerare. Non cercavamo semplicemente tre attori, cercavamo tre attori che stessero bene insieme, che potessero dare l'idea
di Tre Fratelli e abbiamo trovato questi tre attori straordinari. Ma Enrico, dove fanno? Che dai, dai, che non è boh. Ma quando va? Enrico, vieni pure tu. Ma come andresti? Quello che sta succedendo? Guarda che capillo che te. Luigi, Giuseppe ed Emanuele. Che rapporto sei? Guarda e fa. Guarda e fa. Mi aspettavo di tutto, ma giocare con Maddalena non me lo sarei mai veramente. Ma ciao, non lo sto facendo. Il nostro rapporto fuori dal set. In generale, Peppino. Io non già faccio più. Hai ripreso? Sono super divertenti. Sono dei matti. Sì, il primo giorno che sono arrivata sono venuti verso di me e c'è stato oh, è arrivato Mugliardo. Oggi sei messo preparato bene, guardate là, guardate, oggi va rimuovere. Bisogna guardare Mixed by Harry. È quello che ho cercato di dire io in maniera molto confusa. Ho detto qualcosa di sensato. È un film divertentissimo. Noi questo finisce il capitolo qua. Poi vabbè, vedrete cosa succederà nel film e voi direte La cosa che non mi fa dormire è pensare quelli che adesso fanno i film falsi copiati venderanno il film di By Harry copiato. Questo sarà una cosa curiosa da vedere. Almeno ce lo scriveremo sotto, no? Non fate le copie, dai. Adesso che conosciamo la regola, combattiamoci meglio. Andate al cinema, pagate e entrate. Basta, venite al primo film, va bene. Stop!